Un saluto da Dottor Palmas. Oggi ti mostro un caso di denti fissi senza osso su un paziente che portava una protesi mobile nell'arcata superiore, storta, ingiallita, con i piani occlusali errati. Infatti, vedi che i denti anteriori sono più in alto rispetto ai denti posteriori e formano un arco con convessità verso l'alto. Questo è l'opposto di come dovrebbe essere un sorriso perfetto. Nel sorriso perfetto i denti hanno questo andamento, ovvero gli incisivi sono in basso e i molari, i premolari, sono più in alto. Più si va nella zona posteriore e più questi devono andare verso l'alto. Era errata la masticazione, aveva una protesi fissa su impianti in resina, in plastica nella parte inferiore. Queste sono protesi che vengono ancora fatte oggi, tutte si consumano. Come vedi, sono tutti consumati i denti perché sono dei materiali molto morbidi. Noi non li usiamo più neanche per i provvisori, questi tipi di materiali. Era una protesi questa con una struttura di metallo avvitata sopra gli impianti dentali. Nella parte superiore, fai attenzione, non c'era più osso. Questo è stato un caso, da risolvere con impianti non convenzionali. Abbiamo messo impianti zigomatici, come puoi vedere qua nell'attacco 3D. Sul lato sinistro vedi la bocca senza denti, con impianti nella parte inferiore. Sopra abbiamo posizionato due impianti speciali zigomatici per reggere l'arcata nelle zone posteriori. Fai attenzione qua, molti dentisti gli avevano detto che non avrebbe potuto mettere gli impianti. Quando si va da dentisti che non usano queste tecniche, questa è la risposta che ti viene data. Questo è dopo l'intervento con i provvisori e questa è l'RX con gli impianti dentali zigomatici inseriti sopra. Abbiamo già provveduto qua a sostituire anche la protesi inferiore, posizionato impianti nella parte anteriore. Qua vedi il grafico 3D che ti mostra l'intervento con due impianti zigomatici e gli impianti nella parte anteriore. In questo caso non è stato necessario mettere gli impianti che vedi posteriore nel grafico, che si chiamano impianti pterigoidei. Questi si usano in alcuni casi, non è stato questo il caso specifico. Questo è il risultato con la protesi definitiva, denti bianchissimi, voluminosi, che vanno a occupare tutto lo spazio tra le labbra. E questa è la protesi vista da vicino, una protesi in zirconio con struttura metallica in titanio interna e simulazione delle gengive. Abbiamo dovuto praticamente risimulare tutti i denti e i tessuti perduti del paziente con delle protesi iperrealistiche. Nota come la luce va a riflettere sopra le zone d'angolo dei denti bianchissimi in zirconio e questa è la vista laterale del paziente con i denti definitivi, vista anteriore, e questo è il risultato prima e dopo. Come vedi abbiamo modificato l'occlusione del sorriso. Questo è un caso spettacolare realizzato con delle protesi d'alta gamma. Non è semplice trovare colleghi che hanno questo livello di simulazione dei denti. I pazienti comprano i denti, non gli impianti dentali. Certo, è importante avere una chirurgia eseguita correttamente, ma se le protesi non sono perfette, poi si creano dei danni agli impianti dentali. Un saluto da Dottor Palmas.